Amici di Marcosbox, benvenuti in questa nuova non recensione. Quest'oggi parleremo di ChatGPT Voice, una funzionalità che è stata aggiunta proprio fresca fresca nelle ultime ore all'applicazione mobile di ChatGPT. È una funzionalità che arriva in forma gratuita per tutti quanti gli utenti che hanno installato l'applicazione per Android o per iOS, e come lascia presagire il nome, si tratta di una implementazione vocale di ChatGPT. Potremo adesso chiedere a ChatGPT di scrivere testi e quant'altro, e ChatGPT ci risponderà in forma vocale, quindi con una voce. Ci sono cinque voci preimpostate. Io ne ho scelta una che mi sembrava più calda, mi piaceva di più. Ci sono due voci maschili, due voci femminili e una voce che sembra quella di un teenager. Ma vediamo come funziona questa nuova funzionalità, come funziona ChatGPT Voice. Quando vi verrà attivata, perché il rollout è in fase di attivazione, vi comparirà questa nuova icona con delle cuffie, cuffie bianche su sfondo nero in basso a destra. Cliccandoci sopra potete iniziare a parlare e a chiedere cose a ChatGPT. Vediamo di chiederci di scrivere un racconto breve di cose a caso, vediamo un po' come quello che ci passa veramente. E vediamo che cosa risponderà ChatGPT Voice. Ciao, potresti scrivere un racconto breve che parla di un cane che torna indietro nel tempo, si trasforma in un uomo e grazie ai suoi tre amici pecosetti, quindi altri animali che si trasformano anche loro in uomini, va a sconfiggere una invasione aliena che si sarebbe verificata all'interno del passato, che avrebbe decimato la popolazione umana del passato, salvando quindi noi umani da morte certa. Certo, ecco il racconto. Un giorno un cane di nome Fido, vagando nel bosco, scoprì una misteriosa clessidra. Bevendone l'acqua, fu catapultato nel passato, trasformandosi in un uomo di nome Luca. Incontrò tre amici affezionati, pegosetti, anch'essi trasformati in uomini. Decisero di unire le forze per affrontare una minaccia imminente, un'invincibile armata di Ergeni che minacciava di distruggere il mondo. Grazie ai poteri straordinari acquisiti dalla trasformazione, Luca e i Pecosetti pianificarono astutamente una strategia. Combatterono valorosamente, unendo le loro abilità umane a quelle ereditate dal mondo animale. Riuscirono a sconfiggere gli Ergeni, impedendo la catastrofe imminente. Il passato fu preservato e il destino della popolazione umana cambiò grazie all'improbabile squadra di amici. Da quel giorno, Luca e i Pecosetti furono ricordati come eroi, celebrati per aver salvato il mondo e garantendo un futuro migliore per tutti. Mi piace, hai scritto una cosa interessante. Sono felice che ti sia piaciuto. Se hai altre idee o qualcos'altro su cui vuoi chiacchierare, sono qui. Però basta così. Di nulla? Se c'è altro su cui vuoi discutere o se hai nuove idee, sono qui per aiutarti. Come avete avuto modo di sentire, l'intelligenza artificiale che si mette a parlare con una voce umana rende l'esperienza di utilizzo di ChatGPT molto più bella, diciamo così. Dialogare con qualcosa che sembra una persona, di certo, ci aiuta a relazionarci con questi dispositivi, con queste intelligenze artificiali. Chissà nel futuro che cosa ci aspetta. Speriamo che anche i nostri vari assistenti virtuali, quelli presenti nella casa, come gli Amazon Alexa e quant'altro, no, non ti ho chiamato, nel futuro riusciranno ad eguagliare le qualità intellettive, tra virgolette, di assistenti come virtuali, come quello sviluppato da ChatGPT. Voi che cosa ne pensate? L'avete provato? Avete già ricevuto? Vi spaventano questo tipo di tecnologie? Fatemelo sapere nei commenti.